Settembre 2001, esattamente 20 anni fa. Da appena 8 mesi, George Bush Jr. ha giurato come 43esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Osama Bin Laden è già in cima alla lista dei terroristi ricercati dall'FBI e dalla CIA dopo essere stato alleato dell'America durante i 10 anni dell'invasione sovietica dell'Afghanistan, terminata con la disfatta dell'Armata Rossa. Osama proviene da una famiglia di miliardari sauditi, costruttori e petrolieri, ma al lusso ha preferito l'asprezza delle montagne afghane, dove ha coltivato l'islamismo più radicale insieme all'odio per l'imperialismo americano, fondando Al-Qaeda, la base. Presidente Bill Clinton aveva già provato a farlo fuori con un bombardamento a base di missili in Sudan, dopo avere ricevuto le prove del suo coinvolgimento diretto negli attentati contro le ambasciate americane di Dar es Salaam e Nairobi, in Africa, con 224 morti, ma inutilmente. Ora nessuno immagina che stia preparando l'attacco più devastante mai concepito e realizzato sul territorio americano. Eppure un campanello d'allarme c'è. L'uccisione di Ahmad Massoud, il leone del Panjshir, nemico numero uno dei talebani e di Osama, 24 ore prima, con due kamikaze mascherati da giornalisti. È l'anticamera dell'attacco, anche se nessuno nelle agenzie di intelligence americane se ne renderà conto. Era impensabile per tutti. Nessuno poteva mai immaginare, per di più dopo la fine del bipolarismo mondiale, che qualcuno avrebbe architettato un'azione che poi, noi non sappiamo il famoso quarto aereo, tutto, insomma, chissà com'era tutta l'azione, ma quelli vanno a colpire il Pentagono. E forse la Casa Bianca. E forse volevano colpire col quarto aereo, cioè, la Casa Bianca. Colpiscono le Torri Gemelle. E tutti noi che facciamo informazione, quel giorno avevamo notizia, erano le 3 del pomeriggio, che un aereo era entrato in una delle torri e si pensava all'incidente. E quella è una terribilmente geniale sceneggiatura. Ti becco subito dopo un po' anche la seconda torre e ti faccio capire cosa stai vivendo. E te la faccio vedere in diretta. E cioè, è chiaro, perché col tempo giusto, è già illuminato, tu stai lì a tutti guardare. Sono qua e tutti vedono quella scena. Martedì 11 settembre 2001, 19 terroristi, 15 sauditi, 2 cittadini degli Emirati Arabi, un egiziano, un libanese, ricevono il via libera. L'attacco ha inizio. New York City, le 6 del mattino.